sentirsi davvero parte del gruppo, vivendo la coesione e la condivisione delle attività lavorative e delle relazioni con gli altri, nel rispetto della propria individualità. Sono i cardini dei tirocini ex borse lavoro nelle aziende per le persone con disabilità motorie o difficoltà intellettive, gestiti dal centro studi della ASL 3 genovese, con finanziamenti della città metropolitana per i percorsi rivolti all'inserimento lavorativo e del comune di Genova e degli altri comuni del territorio per i progetti integrati di socializzazione. A raccontare questi tirocini, preziosi e insostituibili nell'alimentare il futuro di persone splendide con esigenze e nodi di vita però molto complessi, sono gli stessi protagonisti, con i familiari, le aziende, gli esperti della ASL e della città metropolitana. Il nostro viaggio comincia alla Paredes Italia, l'azienda che fa parte di un grande gruppo francese, ha sede a Genova, dove è stata fondata nel 1988, e realizza e distribuisce prodotti per l'igiene delle mani, con clientela che, ci dicono, va nel settore privato dalla Ferrari alla Ferrero e nella pubblica amministrazione, dal Senato a moltissimi ospedali ed enti locali. Lavorazioni senza sfruttamento né inquinamento, inclusione sociale, sono le linee guida che puntano molto anche sull'ambiente. La parte ambientale, che è diventata la nostra parte più, la nostra punta di diamante, è stata quella che, frutto di circa 8 anni di studio, oggi si declina in prodotti, propone dei prodotti che assicurano un minore impatto ambientale, una maggiore efficienza e oggi per la prima volta anche un prodotto che compensa tutte le emissioni di CO2 che ha emesso durante tutta la sua vita. In questa, diciamo, coniugazione ambientale rientra anche il riciclo, il riuso dei vostri prodotti, che a sua volta produce nuovo lavoro. Certo, noi già da 12 anni abbiamo una politica puntuale di recupero di tutte le apparecchiature, per cui principalmente di plastica, le rimpatriamo, le laviamo, le ricondizioniamo e le rimettiamo a disposizione dei nostri clienti. Tutto questo sempre secondo una filiera etica, cercando di mettere al primo posto il lavoro e dare accesso a chi questa cultura del lavoro l'ha persa per tante ragioni, insomma. Cultura del lavoro che vi ha portato anche a questo rapporto ormai consolidato col centro studi della ASL per tirocini di inserimento socio-occupazionale. Sì, sì, è una storia bella che dura da tanti anni, iniziata con dei colleghi che sono venuti giovani con noi, oggi hanno famiglia e fanno parte della nostra attività, sono colleghi, insomma. E parliamo di 17 anni quasi. Per l'inclusione delle persone disabili è determinante anche il ruolo del centro studi della ASL 3, diretto dalla dottoressa Enrica Miccoli e degli educatori professionali del suo staff. Siamo in un'azienda con la quale collaboriamo da diversi anni e dove sono state inserite 2 persone con diverse tipologie di disabilità. In particolare io sono uno degli educatori che si occupa dell'area motoria, quindi nella presa in carico della persona dobbiamo valutare tutta una serie di aspetti legati alla difficoltà motoria che questa presenta. Valutiamo l'ergonomicità delle postazioni, cerchiamo di mettere la persona nelle condizioni migliori per poter esprimere, diciamo, le loro potenzialità e soprattutto acquisire le competenze necessarie per svolgere i compiti che l'azienda richiede. La giornata lavorativa, i rapporti con i colleghi, le sensazioni. Ne parlano Elena Pagano, in tirocinio alla Paredes, e Samuel Floris, la prima persona con disabilità assunta dalla stessa azienda. Allora Elena, ti do degli ordini che sono arrivati questa mattina, come al solito me li codifichi, ok? Grazie. Il sistema, grazie. Il codice, l'oro, e poi da lì cominceremo a inserire gli ordini. Ok, va grazie. Bene? Ok, perfetto. Abbiamo visto l'inizio della giornata lavorativa di Elena Pagano. Come si svolge questa giornata? Che compiti svolge? Io inserisco dati al computer, e codifico per esempio il cliente, poi si fanno gli ordini e poi faccio anche telefonicamente, parlo con i clienti, e insomma, quindi ho un rapporto sia col computer che al telefono, insomma, telefonicamente. Quindi. Ecco, da quanto tempo è cominciata questa esperienza? Da novembre. Novembre scorso? Novembre scorso, sì.
E come la giudica, come, diciamo, come si trova e come valuta questo tipo di esperienza e di azienda? Mi trovo benissimo, sono tutti bravissimi, è proprio un bellissimo ambiente, insomma mi aiutano tutti. In questo lavoro come ti trovi? Benissimo, non ci sono parole, cioè, sono molto fortunato a lavorare in questo ambiente qui, si può lavorare tranquillamente, senza pressione, è una grande fortuna. Mi hanno assunto nel 2000. E quindi vuol dire, ormai è una lunga esperienza, ormai conosci tutti. Sì, mi hanno assunto che ero un bambino, e avevo 19 anni, adesso ne ho 35, quindi 16 anni. Al centro studi della ASL 3 ci spiegano con grande passione le caratteristiche e gli scopi dei percorsi di inclusione lavorativa e sociale, ognuno a misura della persona. I percorsi di inclusione sociolavorativa vogliono rispondere, diciamo, a più aree, sia come risposta terapeutica che come risposta ai bisogni della persona, all'area cognitiva, a quella relazionale, a quella affettiva e a quella sociale. Per fare questo utilizziamo appunto lo strumento dell'inserimento sociolavorativo, in molte aziende pubbliche e private, enti pubblici che collaborano con noi da molti anni. Questi progetti lavorano sulla persona, quindi sull'utente, ma sono progetti molto personalizzati, sono degli abiti su misura, come a noi piace chiamare il progetto, appunto qualcosa di ritagliato sulla persona e sulla sua famiglia. Il coinvolgimento e il ruolo delle famiglie nei percorsi, ne parla con motivazioni grandi come il suo cuore Rosanna Garaventa, mamma di Roberto Galbarino, che incontreremo fra poco. Siamo partiti con molta difficoltà e negli anni ho avuto la soddisfazione di sentirmi dire dal suo dottore di lavoro: sono più contento dell'opera di Roberto che non di certi miei dipendenti. Questa è una cosa che evidentemente la tocca da vicino, la commuove molto, e quindi le chiedo anche, mi ha già in parte risposto, come è cambiata e quanto è cambiata la sua vita appunto con questi inserimenti lavorativi? Di Roberto tantissimo, anzi le manca il lavoro. Se ci fossero degli step o delle pause perché non c'hanno il lavoro adatto a lui, lui ci patisce. C'è stato anche un momento lungo, di circa un anno e mezzo, che il trasferimento della fabbrica dove lui lavora è andato via da Recco, dove lui risiede, venendo a Genova, e lì c'è stato un problema. E poi tutto è ripartito 5-6 anni fa. E tutto è ripartito 5-6 anni fa, anche perché mi ha dato coraggio proprio la fabbrica stessa, che mi ha detto: ma noi siamo pronti a ricevere di nuovo Roberto, non vediamo l'ora che torni a tenerci compagnia. Che è un ragazzo molto solare. Quindi all'interno, diciamo, in qualche modo i suoi rapporti sono tutti ricchi. Sì, tantissimi. Sia sul lavoro che in casa. Perché lui sa che deve andare 2 giorni alla settimana a questo inserimento lavorativo, il giorno prima, alla sera, alla tale ora, che può essere 9:30, alle 10, se ha la televisione se la spegne, si prepara, se ne va a letto, al mattino è il primo ad alzarsi in casa per andare a lavorare. E ora di nuovo in azienda. Questa volta ad accoglierci è la riunione Industrie Alimentari, nata una trentina di anni fa, che associa un pool di 3 imprese e ha un fatturato di oltre 42 milioni all'anno nella lavorazione e commercializzazione di una vasta gamma di specialità ittiche, affumicate e non solo. La nostra azienda è stata fondata da mio papà circa 30 anni fa ed è specializzata da sempre nella commercializzazione dei prodotti ittici affumicati, soprattutto il salmone, il pesce spada e il tonno. Comunque vendiamo in tutta Italia, alle varie catene distributive, tutti i prodotti ittici e siamo presenti in quasi tutta la grande distribuzione. E siete, secondo i dati di commercio,
il primo appunto venditore per quanto riguarda il salmone affumicato. Sì, sì, è vero, i dati AIRAI dell'anno scorso hanno dimostrato che noi siamo per il momento quelli che hanno la fetta più grande del mercato in Italia. Come ci riuscite e come operate? Ah, diciamo che la nostra è sempre stata un'attività che ha preso con massima attenzione la qualità e il servizio nei confronti dei consumatori. Di conseguenza puntiamo su un prodotto di qualità e questo nel tempo ci ha premiato. La qualità dell'azienda è anche sociale, con una lunga esperienza di inserimenti delle persone con disabilità. Per noi è stata un'esperienza all'inizio di cui dubitavamo, perché non eravamo sicuri di essere un ambiente adatto per far lavorare o comunque collaborare con delle persone che avevano delle disabilità. In realtà l'esperienza che abbiamo avuto, ed è iniziata già quando eravamo ad Avegno in un locale un po' più piccolo, è stata un'esperienza molto interessante sia per la persona che è stata inserita sia per tutte le altre persone che lavorano in azienda, che hanno accolto questa persona molto positivamente. Sono ormai 7-8 anni che Roberto collabora con noi, è una persona dolcissima e di conseguenza fa parte integrante della nostra azienda. Di Roberto Garbarino hanno parlato prima la mamma e poi Andrea Coppola. Mentre conta e sistema una serie di confezioni, ci racconta la sua esperienza. Ogni scatola di una FE 20 di nero di seppia, questo. Poi faccio altre scatole. Neo di seppia, bottarga di mugine, bottarga di tonno. E qui, diciamo, in mezzo a, diciamo, a tutte le persone che lavorano in questa azienda, come si trova? Mi ci trovo bene. Sono simpatici, mi fanno ridere. E devo dire che mi ci trovo bene. Quindi è una cosa che vorrebbe che andasse avanti. Sì. Sì. Dal 13 luglio scorso, poi, la riunione industrie alimentari ha assunto Luca Cardinale, dopo un percorso iniziato attraverso il centro studi della ASL 3 con una delle ex borse lavoro finanziate dalla città metropolitana. Eccolo all'opera. Luca, cosa stai facendo adesso? Adesso facendo sesamo bavero. Etichettando tutte queste confezioni. Sì, etichettando tutte queste confezioni qua e niente, odo per ogni cartone. In questa azienda sei entrato prima con delle borse lavoro. Borse lavoro, sì. E poi mi hanno messo in regola mercoledì. Proprio freschissimo l'ingresso nel lavoro. Quindi adesso tu sei assunto e da quanto tempo sei dentro questa azienda? Quasi un anno e mezzo sono qua. Ti trovi bene come gruppo di persone? Sì, mi trovo bene, no? C'è da dire, sì, mi trovo bene. Nelle visite alle aziende e negli incontri ci ha accompagnato la dottoressa Miccoli, dirigente del centro studi dell'ASL 3, che sottolinea peculiarità e benefici dei progetti di inclusione lavorativa e socializzazione integrata, 400 all'anno, che il suo centro gestisce per le persone con disabilità motoria e intellettive. Abbiamo visto gli inserimenti di Roberto, di Luca, qui alla riunione industrie alimentari. Questo tipo di inserimenti che discendono da progetti del centro studi sono in realtà a costi molto più ridotti di altro tipo di strumenti. Sì, abbiamo avuto la possibilità di vedere due tipologie diverse di inserimenti che rispecchiano esattamente le tipologie di tirocini di cui noi possiamo disporre. Una prima tipologia, il ragazzo che abbiamo visto essere stato assunto, rientra tra i tirocini che vengono finanziati dalla città metropolitana attraverso il Fondo Regionale Disabili e sono proprio destinati a persone per le quali ci si prefigge l'obiettivo di una futura assunzione, come è stato in questo caso. La seconda tipologia invece di progetti, quelli che ci vengono finanziati dai comuni, dal comune di Genova e dai comuni del territorio extra Genova, cosiddetto Arco 39, sono quelli che vanno a coprire le esperienze di persone che non hanno i requisiti per poter accedere al mondo del lavoro attraverso la legge 68, ma che si giovano comunque enormemente della permanenza in un ambiente lavorativo dove possano ampliare le proprie autonomie e scongiurare soprattutto il rischio di possibili movimenti di tipo regressivo.
Questo tipo di esperienze costano esattamente un decimo rispetto agli stessi inserimenti in centri diurni. Questo è l'aspetto, come dire, il valore aggiunto di questo tipo di esperienze che proponiamo alle persone. La città metropolitana, con il Fondo regionale disabili, finanzia ogni anno 300 ex borse lavoro attraverso specifiche convenzioni con le ASL 3 e 4 e l'UCIE del Comune di Genova. Fino a qualche anno fa gli esiti di inserimenti lavorativi, ad esempio attraverso le borse lavoro o ex borse lavoro, erano piuttosto alti. Poi sono diminuiti un po' per la crisi, ma continuano ad essere attivi. Certo, quando parliamo di borse lavoro parliamo di uno degli strumenti che l'ufficio diciamo alimenta e coordina, ed è quello riservato alle persone con maggiori criticità di inserimento. La legge 68 poi prevede altri servizi, altri strumenti per persone che sono con disabilità ma hanno minori criticità di inserimento. Questi esiti erano esiti appunto doppi nei tempi d'oro, tempi in cui non c'era la crisi, ed erano di circa 60 persone ogni anno che andavano a lavorare. Sono rimasti comunque esiti importanti, perché circa 30 persone ogni anno transitano dalle borse lavoro al lavoro.